bambino, vedendo anche gli altri compagni, voleva alzarsi per andare vicino, perché a lui piace essere, è un bambino molto socievole. Niente prima comunione insieme ai compagni di scuola, ma da solo, con una cerimonia a parte, in un'altra chiesa. La sua colpa, essere troppo irrequieto, è capitato a un bambino autistico di 10 anni di Silvi, in provincia di Teramo. Ovviamente ha fatto un po' di casini, girava per la chiesa, correva. Lui voleva solo mettere la tunichetta, perché già una settimana che prendeva la tunichetta e non potevamo rinunciare a questa cosa. La comunione è in programma domenica 14 maggio nella chiesa dell'Assunta. Venerdì il parroco organizza le prove con tutti i bambini. Lui viene messo a sedere lontano dagli altri. È un momento che aspetta da tempo ed è così felice che non riesce a stare fermo. Il parroco mi dice che praticamente è troppo irruento il bambino, che andava in giro di là e di qua, perché andava a rovinare la festa a 40 bambini. Nessun padre o madre di un bambino autistico si sogna di rovinare la festa degli altri, è l'ultima cosa che vuole. Moni e Daniele provano a convincere il parroco, ma lui non vuole sentire ragioni. E abbiamo dato la massima disponibilità al parroco, dicendo anche che al minimo accenno di irrequietezza del bambino l'avremmo portato fuori, e lui ci dice che non avrebbe fatto la comunione a lui di domenica, ma che l'avrebbe fatto in separata sede e mai di domenica. No, mio figlio l'ha fatto di domenica, ma da solo, in un'altra chiesa, ma da solo, non da solo, con tutta la popolazione dell'altro paese. Da solo, non con i suoi amici, purtroppo l'ha fatta.